Italia in Rosa, edizione del decennale, siamo Monica Del Garda, soprattutto siamo in questo contesto di premiazioni, ma soprattutto abbiamo la premiazione con il presidente del Consorzio Valtenesi, Alessandro Luzzago, che ci dà magari un'idea di come sta vivendo questa edizione del decennale. Beh, diciamo che solo il fatto che sia la decima edizione è molto significativo, cioè quando si raggiungono i 10 anni e si è in una fase, diciamo, di propulsione per il futuro, vuol dire che la manifestazione ha attecchito assolutamente, e quest'anno abbiamo avuto anche dei numeri di crescita rilevante, più aziende, più vini, e non solo quello, più quantità e anche più qualità delle aziende presenti. Quindi il futuro è di scegliere di crescere in tutti e due i sensi, quantitativi e qualitativi. Carlo Alberto Panon con noi, il direttore del consorzio. Come ti sembra questa manifestazione, questo decennale? Per noi è stato un decennale che è partito quasi 10 mesi fa per poter fare il decennale da decennale, quindi abbiamo lavorato per avere più produttori nazionali, per avere comunque un movimento oltre Italia in Rosa, quindi oltre il Castello Moniga, oltre le degustazioni, con una regata storica, con un concorso packaging, con un bel trofeo proprio Molmenti per il miglior chiaretto, cercando anche di coinvolgere una parte stampa in maniera più articolata, con una bella conferenza stampa a Milano. Abbiamo lavorato per proiettarci dal prossimo anno ad un Italia Rosa un po' più grande, ancora un po' più grande, ma occorreva con questo decennale fermare alcuni paletti, decidere, cioè capire dove siamo, cosa siamo in grado di gestire. Quest'anno poi abbiamo avuto questo primo concorso per il packaging, le migliori etichette che vengono indossate dalle bottiglie del rosé. È un concorso a cui abbiamo aperto a tutti i partecipanti di Italia in Rosa, si sono iscritti in 42 etichette, io ho chiesto l'aiuto a dei grandi esperti nazionali, aziende, cioè che hanno comunque nei loro uomini tecnici in grado di poter gestire un concorso vero. Italia in Rosa decennale, abbiamo un altro ospite, un grande ospite, perché Jean-Marc Ducasse, che ho conosciuto personalmente a Pink lo scorso febbraio, e mi fa molto piacere rivederti e chiederti cosa ne pensi di Italia in Rosa. Allora, Italia in Rosa per me è una manifestazione stupenda, è la prima volta che vengo, perché non avevo mai avuto l'opportunità di venire in questo periodo, perché di solito sono all'estero, ma ho cambiato adesso tutti i miei programmi, dunque ci sarò senz'altro ogni anno. E poi in questo luogo che mi sembra mitico è veramente eccezionale, ecco. In linea gigante, per la prima volta a Italia in Rosa, a questa manifestazione, alla decima edizione, il decennale, e ci porti un po' di Salento, degusto Salento. Sì, è una bella opportunità per noi di Degusto Salento, associazione del Negramaro, che rappresentiamo 18 aziende, qui per questa occasione, per il decennale di Italia in Rosa, una bella opportunità per raccontare un territorio che, come il Salento, che come la Valtenesi, crede tanto nella tipologia del rosato, ognuna chiaramente alla propria identità, alla propria storia, il proprio percorso, ed è un bel modo di mettersi in rete, di raccontare qualcosa su questa tipologia che sta crescendo nei consumi e vorremmo crescesse sempre di più anche in Italia. Italia Rosa, siamo al decennale, abbiamo Guido Invernizzi, una degustazione effervescente quella di stasera e poi anche quella di più tardi, quando saremo legati a una degustazione comparativa con i piatti e gli abbinamenti. Hai detto bene, Renato, è stata una degustazione magnifica, grazie all'organizzazione del presidente e di tutti i colleghi sommelier. Degustazione interessante perché si parla di una tipologia non tra le più note, il rosato, la Valtenesi, la genialità della Valtenesi di puntare sul rosato, e soprattutto una comparazione, non sia mai una gara, con il Salento, per valutare la diversità e le diversificazioni dei prodotti, prodotti di alto livello qualitativo, davvero interessanti, e poi li proveremo dopo coi piatti. La Basia, abbiamo anche il produttore Giacomo Tincani, che rappresenta l'azienda che ha vinto il trofeo Molmenti quest'anno, arrivati al decennale. Sì, è una grandissima soddisfazione, è un desiderio, insomma, è un riconoscimento che per noi vale molto. Siamo un'azienda
giovane, abbiamo affrontato un periodo di passaggio generazionale, per così dire. Mio fratello che segue la parte di campagna dell'azienda e io, insomma, che ho seguito la cantina in questi anni, e siamo davvero molto molto felici di questo riconoscimento. Italia in Rosa, siamo con Chiara Vigo, fattorie Fattoria Romeo del Castello. Cosa ne pensi di questa manifestazione? Anche perché lei viene dalla Sicilia, dall'Etna. Sì, infatti dall'Etna siamo molto felici di poter arrivare qui con il nostro rosato che produciamo da 2 anni e quindi era un'occasione per promuoverlo. Siamo in Franciacorta, ma soprattutto siamo ancora Italia in Rosa. Con noi abbiamo Giuliana, tenutaria di questa grande azienda, una bella azienda, Vigneti Cenci. Come ti sembra Italia in Rosa? Una bella manifestazione, abbiamo modo di far assaggiare a un pubblico vasto e vario e mi sembra anche in numero considerevole i nostri rosé. Quest'anno è la prima volta che io mi presento con il mio Franciacorta Rosé Brut La Capinera, Vigneti Cenci. Francesco Cittadini, La Pergola e Italia in Rosa. Una grande manifestazione, direi, con un grande successo. Ieri sera abbiamo avuto 2500 presenze, penso anche più. Un grande successo anche per il nostro Chiaretto, che è stato premiato recentemente alla Fiera di Polpenazze come miglior Chiaretto della Val Tenesi, ma soprattutto ha ricevuto ai primi di maggio la medaglia d'oro al Mondial du Rosé di Cannes. Primo concorso di packaging a Italia in Rosa ed ecco la bottiglia vincitrice. Abbiamo anche Fausto Bulgarini. Cosa c'è dentro questa bottiglia, oltre alla bella etichetta? 40% abbiamo dentro il groppello, Barbera, Sangiovese, Malzemino. Tutti uvaggi che fanno parte di questa disciplina dei DOC. Bisogna assaggiarlo. Bisogna assaggiarlo.